Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai magi. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. La brutalità di Erode, che si scarica con tutta la sua violenza sui bambini di Betlemme, è qualcosa a cui non vorremmo pensare a Natale. Eppure, i bambini di Betlemme continuano ad esserci. Sono i bambini dello Yemen, uccisi e mutilati nel conflitto armato che lacera il paese ormai dal marzo del 2015. Sono i bambini siriani costretti al lavoro in schiavitù, derubati della loro infanzia e vittime di maltrattamento nei campi profughi in Libano. Sono i bambini soldato in Uganda, costretti a crescere nella violenza e ad imparare ad uccidere invece di andare a scuola. Il dramma di questi bambini, che si ripete spesso sotto gli occhi indifferenti di tutti noi, è un potente richiamo al Natale, dove la vita del bimbo che nasce è rispettata, amata e protetta. Al fianco di Gesù mettiamo i volti di questi bambini, i cui nomi sono a noi sconosciuti, ma che dovrebbero essere nel presepe insieme a Gesù. Anzi, il volto di ognuno di loro è il volto di Gesù che nasce, che sorride e non vuole essere costretto a scappare con la sua famiglia in Egitto, essere profugo, temere di essere ucciso o mutilato. Quando contempliamo quel volto, lasciamo risuonare nella nostra memoria il grido disperato di aiuto dei bambini dimenticati e il nostro impegno per un mondo dal volto più umano. Preghiamo. Grande e glorioso Dio, mentre contempliamo il volto di Gesù nel presepe, rivediamo in Lui i volti dei bimbi dello Yemen, dell'Uganda e della Siria e preghiamo per le loro vite e per chi ha il potere di porre fine a questa inaccettabile tragedia. Amen.